L'ho smazzato. A Mr. Hodgson non sono bastati gli allenamenti col subbuteo. La Fiorentina quest'anno è andata sempre di traverso al tecnico britannico che dopo la squalifica di ben tre dei quattro centrocampisti titolari ha dovuto improvvisare una linea mediana con Bianchi, Zanetti centrale, Dell'Anno e Centofanti. I tifosi nerazzurri hanno potuto capire maggiormente il valore ed il peso di Ince nel ruolo di incontrista e di promotore del gioco dell'Inter. E non è bastata certamente la sua controfigura sul campo. La fotografia della partita era stata già sviluppata prima del fischio d'inizio. Ranieri, privo di Serena, ha spostato indietro il multiforme Schwarz ed il centrocampo viola, di notevole qualità con Piacentini, Rui Costa, Bigica e Kois, alla fine ha avuto la meglio. Certo, i nerazzurri si sono battuti da leoni, ma non è bastato. I tifosi dell'Inter non hanno inoltre molto gradito l'arbitraggio di Trentalange, tutt'altro che accondiscendente nei confronti dei nerazzurri. Il calcio è così, prendere o lasciare. In una partita con squadre assai corte e compatte, le punte si sono viste poco e persino il mostro sacro Batistuta non ha avuto molte occasioni come Branca. Hanno segnato centrocampisti e difensori. La difesa viola si è fatta una bella dormita sul gol di Centofanti, ma la sveltezza di Ganz sulla battuta di Roberto Carlos è stata notevole. Insomma, il gol dello zazzeruto centrocampista dell'Inter ha dato l'impressione di poter aprire la strada verso la settima vittoria consecutiva della squadra di Hodgson. Ma la Fiorentina non è quella che si era fatta strapazzare dalla Juventus. Dopo qualche tentativo dell'Inter, i viola hanno cominciato a sfruttare gli spazi offerti dai nerazzurri. L'azione del pareggio è stata molto bella. Quattro tocchi quasi tutti di prima tra Piacentini, Batistuta, Schwarz, Rui Costa e palla a Kois che conclude abilmente. Anche i nerazzurri rimangono forse incantati dall'azione. A questo punto la partita cambia anche perché Amoruso, un nome che fa pensare più all'intimità che alle concitate azioni in area di rigore, mette a tacere senza molti complimenti le velleità di Ganz. La Fiorentina va vicino al gol con Baiano che devia il tiro di Batistuta. La difesa nerazzurra è in trance e Padalino, sulla sinistra, fa quello che vuole. È assai abile il difensore a infilare da quella posizione. Sono momenti critici per l'Inter che prima del tè inghiotte robuste dosi di veleno. Dopo la sbandata del primo tempo la squadra di Hodgson si rimette in carreggiata ma è costretta fatalmente a regalare qualcosa all'avversario. Rui Costa, Baiano e Batistuta avrebbero potuto approfittarne meglio. Hodgson intanto cambia qualche pedina, inserisce Caio. Ranieri risponde a tono togliendo una punta a Baiano per far spazio a Sottili. Non molte le proiezioni offensive, gioco a centrocampo e proteste interiste per questo intervento su Roberto Carlos. Nel finale i nerazzurri si portano in avanti e Branca ha qualche occasione per colpire, ma spara a salvo. Zanetti, sotto gli occhi di Passarella, corre come un matto, pur giocando in una posizione diversa da quella che predilige. Proteste dell'Inter per Umani e infine un tentativo di Caio andato in fuori. Partita dura e Orlandini espulso per questo intervento. I viola sembrano ritrovati, mentre in casa interista c'è un referendum. Siete contenti dell'arbitraggio? Hodgson risponde così. Sovienti la TV dà ragione a una squadra o l'altra. Il problema è non cambia niente. Abbiamo 95-96 minuti per vincere questa partita e non abbiamo fatto. Io non voglio piangere quando la squadra pesa per la prima volta in 7 partite perché l'arbitro non ha dato un rigore qui o un fuorigioco qui, perché anche noi in le partite che noi abbiamo vinto ha approfittato qualche volta di situazioni un po' litigato. È dura star fuori e giocare una volta ogni 6 mesi. Oggi c'eravamo io, Bianchi e lo stesso Dell'Anno che abbiamo giocato poco, quindi non è facile tenere i 90 minuti e stare sempre pronto. Abbiamo dato il massimo, però sai, probabilmente la tenuta fisica, cioè il fisico si è fatto sentire, insomma la stanchezza. È stato un bel gol, direi anche un pizzico di fortuna mi ha aiutato, però alla fine tutto sommato cercavamo questi 3 punti per dimenticare
dimenticare proprio la sconfitta precedente. Vogliamo lottare per arrivare terzi, per cercare di riprendere e magari superare la Juventus. Abbiamo la finale di Coppa Italia, per cui ancora il nostro programma è stuzzicante. Non bastano 5 minuti di recupero, la Fiorentina vince, l'Inter perde il primato di unica squadra imbattuta in casa in questo campionato. La Fiorentina non vinceva in campionato in casa dell'Inter da 15 anni, finisce anche la serie di vittorie consecutive della squadra di Oxon. Anche senza i gol di Batistuta, che deve proteggersi il volto perché dalla nord arrivano oggetti di varia natura, dicevo, anche senza i gol di Batistuta, la Fiorentina è riuscita a vincere, bella impresa in casa dell'Inter. A te la linea, Galeazzi.